Buongiorno a tutte e a tutti da Piazza Castello, Torino. Palazzo Madama, presentazione della nuova mostra dedicata a Margherita di Savoia, regina d'Italia. Torino Musei, nella sala del Senato in Piazza Castello, dal 13 ottobre al 30 gennaio 2023, la mostra dedicata alla prima sovrana dell'Italia Unita. Eccola qui. Don't let it fool you. Everything's gonna be all right. Che è un vero e proprio viaggio nel tempo, nella storia, nel costume del nostro paese. Come avete realizzato questo progetto, questo percorso così affascinante? L'abbiamo organizzato per parole chiave. Si parte con popolo, significativamente, poi icona, madre, regina, benefattrice, musa e paese. Queste parole ci danno la chiave di lettura della nostra interpretazione, sì, della regina Margherita, e sono le opere d'arte che poi costruiscono il ritratto, i dipinti, le sculture, i mobili, gli abiti che le sono appartenuti. Era necessaria questa complessità proprio per dare un'idea a tutto tondo della regina, e come avrà visto abbiamo anche delle citazioni significative in mostra, tipo questa alle mie spalle, la regina Margherita mangia il pollo con le dita, perché sono proprio quelli gli elementi che ci danno conto di quanto la regina fosse popolare e nello stesso tempo lei stessa fosse vicina al popolo, o comunque cercasse di essere empatica nei confronti di tutti, perché questa frase nasce dal fatto che si racconta che lei, per togliere dall'imbarazzo un invitato a una cena che evidentemente aveva difficoltà nel mangiare il pollo con forchetta e coltello, lei stessa si mise a mangiarlo con le dita. L'importanza di questa immagine della nostra regina Margherita di Savoia, possiamo fare un parallelo, era quello che ai giorni nostri può essere la Queen Elizabeth? Sì, direi di sì, sicuramente. Lei stessa ha avuto coscienza di quanto fosse importante la sua immagine. Un altro aspetto pop, la stessa pizza Margherita, insomma. Certo, gli omaggi alla regina sono stati tantissimi e peraltro anche le istituzioni a lei intitolate, certo, perché realmente l'hanno vista è un tassello fondamentale. Regina Margherita è la regina che in qualche modo ha fatto l'Italia, ha fatto gli italiani. L'aspetto riteniamo più significativo sia proprio quello di mettere in luce come il suo
mandato, diciamo così, reale, si collochi tra due epoche. L'epoca che simbolicamente raccontiamo con gli abiti, degli abiti ancora ampi, quasi rinascimentali, per alla fine avere la donna liberata della Belle Époque. Un viaggio nel tempo che parte appunto dai abiti quasi rinascimentali e che termina qui. Dietro di noi un dipinto di Balla che chiude un percorso importante della storia del nostro paese, professor Villa. Sì. Balla 1915, Futur Balla, perché è proprio questo grido d'Italia vittoriosa all'inizio della Grande Guerra, un tricolore che si perde nell'azzurro di Savoia, si perde nei colori di un'Italia che è diventata protagonista europea, ma ahimè entra anche in una fase drammatica della nostra storia occidentale.